Grazie Presidente. Premetto che per quanto riguarda le argomentazioni sui criteri di valutazione siamo d'accordo, ovvero ogni bando è migliorabile e naturalmente se è possibile dare delle indicazioni per far sì che i bandi pubblicati rispecchino di più quelli che sono i criteri stabiliti dal regolamento, siamo pienamente disponibili a lavorare insieme, anche perché appunto il regolamento è stato scritto recentemente e quindi l'abbiamo votato favorevolmente, credo soltanto il gruppo della maggioranza l'ha votato favorevolmente, questo significa che appunto su quei criteri noi ci crediamo e il problema è che emerse già a suo tempo, quindi un anno fa quando discutemmo in aula del regolamento, è proprio su quanto la politica possa andare a incidere sui criteri, quindi la distinzione alla quale accennava anche il consigliere di Fratelli d'Italia, la distinzione tra azione di indirizzo politico e di gestione amministrativa è importante e in occasione dell'aggiornamento del regolamento ricordo perfettamente il parere negativo da parte degli uffici sulla proposta di andare a inserire dei punteggi specifici, perché appunto si tratta di attività di competenza della dirigenza e quindi ai noi sulle mozioni non abbiamo i pareri di regolarità da parte degli uffici, in questo caso sarebbe interessante averlo perché la mozione probabilmente, io sono convinto che stia chiedendo qualcosa che non è consentito e quindi magari Presidente eventualmente ragioniamoci sulla possibilità in alcuni casi sulle mozioni di chiedere un approfondimento al segretariato perché ecco, sono assolutamente certo che questa mozione avrebbe il parere negativo e quindi una indicazione da parte della politica su un'attività amministrativa non è consentita. E detto ciò, ovviamente la preoccupazione per quanto riguarda l'attività da programmare per il prossimo anno è condivisa e da questo punto di vista, tenuto conto anche della riapertura dei termini, siamo già in contatto sia con i concessionari sia con gli uffici per evitare che si giunga a un'interruzione e quindi per quanto riguarda l'assicurazione all'attuale concessionario di gestire per almeno poter portare a conclusione l'intero anno sportivo che verrà, siamo pienamente d'accordo e anzi ci siamo già attivati per arrivare a raggiungere questo obiettivo. Nella mozione specifica voteremo no per i motivi che ho detto, perché secondo noi la richiesta non si pone in contrasto con quanto stabilito dal TUEL e quindi l'indirizzo politico non può arrivare a determinare quello che deve essere scritto nei bandi pubblicati nei nostri avvisi pubblici. Grazie.